Il buon latte dell'azienda agricola biologica di Baroncini Mirko e Fabio di San Bernardino di Lugo, dalla nuova stalla con oltre 200 mucche, produce e vende il suo latte vaccino crudo, fresco di giornata, di alta qualità, e tanti dei suoi derivati sempre prodotti con il latte fresco, quali formaggi di vari tipi, tra cui anche yogurt, ricotta e lo squacquerone DOP, cioccolata calda, mousse e creme caramel. E grande curiosità, siamo i primi a produrlo in Romagna, in azienda proprio col latte fresco, il gelato. Siamo la prima agrigelateria da provare anche nei gusti frutta, quella fresca, sempre di stagione. Il buon latte lo trovi anche nei mercati comunali e nei mercati contadini di Ravenna del lunedì e giovedì pomeriggio, Faenza del venerdì pomeriggio e Lugo del sabato mattina, oltre che nella punto vendita aziendale di via Sottofiume 28 San Bernardino di Lugo. E non solo, ora potrete ordinare i nostri prodotti anche online sul sito www.ilbuonlatte.it con ritiro in negozio o nei mercati oppure tramite corriere. E dimenticavo, venite a visitare il nostro Museo dell'Agricoltura con oltre 200 anni di storia al suo interno. Il buon latte a San Bernardino di Lugo, quello crudo di alta qualità e fresco di giornata. Parola di mucca! Antica farmacia Lugaresi, dal 1808 d'Alfonsine di Ravenna. Tradizionale farmacia con servizio CUP, autoanalisi, esami della pelle e del capello, foratura dell'orecchio, ma anche prodotti per l'alimentazione biologica speciale, tra cui celiachia, nefropatici, diete, prodotti per neonati, articoli sanitari e calze su misura e calzature, e poi cosmesi, nickel free e dermocosmesi per il viso dal nostro laboratorio con una linea dedicata. Antica farmacia Lugaresi, altamente all'avanguardia, nella nuova sede di Corso Garibaldi 57, in cui si tratta omeopatia, fitoterapia, fiori di Bach, intolleranze alimentari, Intolerance Recaller. E col suo personale preparato vi attende per ascoltarvi e consigliarvi il miglior prodotto per la soluzione dei vostri problemi. Antica farmacia Lugaresi, dal 1808, sempre assieme a voi, tutti i giorni ad Alfonsine, ora nella nuova sede di Corso Garibaldi 57. Seguici anche su Facebook. Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook. Fruttagel, scelta naturale. Sindaco, edizione numero 34 della Sagra delle Alfonsine, la festa degli spaventapasseri che tanto piacciono i bambini ma ricordano un po' la nostra memoria storica. Certo, è un'altra epoca quella degli spaventapasseri, che però diciamo è l'epoca che ha dato le origini a questa sagra. Oggi qui vediamo il confronto fra l'agricoltura di un tempo e quella di oggi, e come in tanti altri settori si vede che la trasformazione è stata notevole e importante. Ormai abbiamo assunto questa regola di
promuovere il territorio, e la promozione del territorio si fa così, cioè rappresentando le tradizioni, le abitudini che ogni comunità vive, e i veicoli sono quelli, lo sport, sono la cultura, sono anche il mangiare, che naturalmente sta diventando, come dire, una sorta di sfida fra le comunità per rappresentare i propri prodotti. E su cui riuscite a fare rete ancora con le vostre imprese? Sì, anche questa è una caratteristica positiva in un mondo che tende a isolare le persone, quindi anche le attività. Qui si fa il tentativo invece di fare un ragionamento comune, lo facciamo a livello di cittadini, di associazioni e anche di imprese. Qui esiste una rete di imprese, pochi ci scommettevano, stanno resistendo, io spero che possano essere esempio anche per altri territori. Ecco, ho un ospite d'onore quest'oggi, un membro del CDA del Parco del Delta del Po. Sì, ecco, quello è un altro tipo di economia che noi pensiamo di promuovere, noi sosteniamo Delta 2000 per il lavoro che fa, riteniamo che l'investimento che mette in campo, perché in questa fase secondo me siamo nel momento dell'investimento, possa dare dei frutti in futuro. Fa parte del discorso che si faceva all'inizio, cioè della promozione territoriale. Poi una pesata, che è quella parte più goliardica della sagra, però l'inaugurazione, che è divenuta ormai una tradizione avere la pesata dello Sci Club Alfonsine. Lo Sci Club è conosciuto dagli atleti internazionali, conosciuto da tutti, perché dove si presentano sono anche tipi un po' caratteristici, quindi si fanno riconoscere. Però anche in questo esercizio, che è quello della pesata degli atleti, si tenta di promuovere il territorio, perché il contrappeso sono prodotti del territorio. E anche però spunta ad esempio l'altra caratteristica, che è quella del legame con territori diversi. Abbiamo visto che c'erano Olio di Toritto, che è un paese a noi gemellato, che quindi si offre per naturalmente partecipare alla pesata degli atleti. Inauguriamo sempre la sagra proprio facendo il punto sugli andamenti dei vari settori economici. Possiamo dire che in Bassa Romagna, per quanto riguarda l'agricoltura, l'annata passata ha visto una piena produzione per quanto riguarda le quantità di prodotto, però si sono riscontrate delle tematiche, delle problematiche che purtroppo si riverberano ogni anno, in particolare la difficoltà di portare avanti da parte dei produttori un'offerta che sia congiunta, diciamo così, che sia tale da riuscire a mantenere i prezzi adeguati. E secondo me questa è una delle grandi tematiche che va affrontata. Noi abbiamo la fortuna, abbiamo dei produttori che perseguono anche una grande qualità nei nostri territori. Secondo noi il tema della concentrazione dell'offerta sarà una delle tematiche principali da affrontare nei prossimi anni a livello, direi, nazionale. Al di là del settore primario, ad Alfonsine ha un grande rilievo anche il settore della trasformazione. Citavamo Fruttagel, che è una grande realtà cooperativa, tra l'altro dal nostro punto di vista ha anche un rilievo occupazionale notevolissimo, perché in piena produzione occupa oltre 700 dipendenti considerando gli avventizi. Pertanto credo che siano realtà queste che hanno un impatto molto positivo sul nostro territorio, ci consentono di mantenere più adeguati livelli di occupazione, e quindi l'auspicio è che si riesca a continuare in questa maniera anche nei prossimi anni. Manuela Melga, una grandissima atleta che però quest'anno ha deciso di non essere più in agonistica, quindi da quest'anno, da marzo 2018, ha deciso di deporre un po' le asticelle degli sci per dedicarsi a che cosa intanto? Ben trovata e ben conosciuta. Ma diciamo che ho avuto una stagione fantastica e il mio sogno è sempre stato smettere in bellezza e smettere anche sana, perché non è da tutti i giorni o da tutti smettere senza aver avuto tanti infortuni, quindi per me questa è la mia più grande vittoria e smettere con dei bei risultati. Quest'anno ho fatto 3 podi all'inizio di stagione, smettere con dei risultati così e sentirsi bene, sentirsi a casa su questi due attrezzi chiamati sci, e quindi per me è bello finire in bellezza. E so che ti dedichi anche alla beneficenza. Certamente, e adesso in questo periodo sicuramente sono anche tanto in giro per manifestazioni come qua ad Alfonsine. È un onore essere qua, perché quando ero in C ho iniziato a venire qua a fare degli allenamenti, delle preparazioni e conosco bene la zona e ho tanti amici qua, e quindi contenta di essere qua di nuovo anche a chiudere la mia carriera.
14 podi in carriera. Per chiudere vogliamo ricordare questi 14 podi in carriera che sono stati tutti eccezionali. Quello che ti ha lasciato un ricordo migliore? Beh, io dico sempre il primo, perché il primo e gli ultimi tre perché sono stati di fila. Avrei voluto farne altri così consecutivi, però sono molto contenta di aver fatto questi tre così con una maturità e avermeli gustati proprio fino in fondo. In più alle Olimpiadi quest'anno ero in testa la prima manche, purtroppo non sono riuscita a portare a casa una medaglia, ma sono dell'opinione che ho dato comunque tutto e ho cercato di dare il massimo nella gara. Questo mi fa molto piacere, la prima volta che vengo qua al Alfonsine, soprattutto per questa bilancia, diciamo, per pesare i digesisti, e come dicevo prima mi fa molto piacere e niente. Com'è andata la stagione di quest'anno e ti chiedo anche un po' i progetti nel cassetto di Werner? Ma è andata abbastanza bene, io sono contento, la mia carriera sta per finire, non è che proprio sono all'inizio, per quello adesso ultimamente mi godo anche tutti questi bellissime gare che faccio, i eventi e tutto quanto e niente, sono contento come è andata la stagione, non è sempre facile perché la concorrenza ovviamente livello è altissimo, i giovani vanno, ci provano, ci tengono e per quello mi fa piacere che posso essere sempre lì in mezzo ancora e essere competitivo e per quello mi piace un sacco andare avanti e sentire la competizione, diciamo. La tua più grande soddisfazione che ti sei preso durante la tua carriera? Ma sicuramente è stata la mia prima vittoria in Coppa del Mondo nel 2008 in Norvegia, a Quitfield, adesso ormai già più di 10 anni fa, e anche il quarto posto alle Olimpiadi di Vancouver, dove ho sfiorato al pelo il podio e niente, però la soddisfazione o la bellezza di questo sport è sempre alzarsi la mattina presto, stare fuori alla natura, al freddo, alla freschezza e godersi questi momenti. Che ci azzecca lo sci club di Alfonsine, che pure è sci club, ma è in una piana, nella bassa pianura romagnola, però pare che vi conoscono tutti i top di questo grande bellissimo mondo bianco. Sì, è vero. Comunque il fatto di portare questa maglia qui è perché io ho anche un altro incarico fuori dello sci club, sono vicepresidente del comitato Appellino Emiliano e porto avanti il discorso del comitato. La gara che voi vedete qui dietro di me è stata una gara organizzata, chiesta 3 anni fa, che è una gara importantissima perché si vede praticamente i primi ragazzi che cominciano a sciare 2006-2007, che cominciano a sciare, sono le prime sciate, diciamo, sono gare cronometrate e tutto quanto, però è anche a livello di gioco, viene dimostrato in quella maniera lì. Insomma. Intanto emergono i talentuosi. Sì, difatti... Per citare un nome che mi viene in mente perché suo padre l'abbiamo pesato tanti anni fa, il figlio di Staudacher ha vinto lo slalom. Saga dell'Alfonsine è anche molta cultura, molta tradizione. Questi spaventapasseri del tempo d'oggi, più moderni rispetto a quelli degli anni scorsi, sono veramente favolosi, ma comunque spaventapasseri sono. E che spaventapasseri? Sono spaventapasseri DOC, è stata un'idea messa in campo da diversi volontari che l'hanno progettata e li hanno realizzati. Abbiamo trascorso le ultime 2 giornate qui in piazza a realizzare tutti questi animali a forma di spaventapasseri e diciamo che sono i nostri spaventapasseri 2018. Dobbiamo dire comunque grazie al mondo del volontariato, dell'associazionismo, perché questa sagra si può realizzare con tante persone che veramente si danno da fare grazie appunto a tutti i volontari, perché la nostra sagra alfonsinese vede il connubio tra il mondo dell'imprenditoria e dell'associazionismo stesso. È la festa della città dell'Alfonsine in tutti i sensi, perché queste 4 giornate è anche l'occasione, l'opportunità di far vedere quelle che sono le attività messe in campo da ogni associazione, sia sportiva che del volontariato, e farla vedere a tutto il pubblico che magari in questa occasione stessa scopre il mondo del
dell'associazionismo, quindi passiamo dai concerti, dalle scuole di musica alle associazioni sportive con i loro saggi di fine anno. Diverse associazioni entrano nel mondo scolastico, nel mondo della scuola, con dei progetti e dei laboratori coinvolgendo le scuole stesse in attività dedicate a quelle che sono le caratteristiche stesse delle singole associazioni. Quindi io invito tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento a venirci a trovare, a scoprire i nostri spaventapasseri giganti in queste quattro giornate nella Sagra delle Alfonsine, la festa dello spaventapasseri dal 24 al 27 maggio. Siamo gemellati con Alfonsine e questi giorni proponiamo un po' di prodotti tipici delle Dolomiti, Dolomiti patrimonio dell'UNESCO, e siamo qui a fare un po' di promozione al nostro territorio, la nostra ciclabile che attraversa tutte le Dolomiti da Cortina fino a Calalzo di Cadore, quella delle Dolomiti, poi si può arrivare fino anche a Dobbiaco, andare in Pusteria. Sono posti magici riconosciuti dall'UNESCO e quindi vi aspettiamo volentieri da noi. Cosa ne pensa della sagra che lei vede già da molti anni, perché la vostra città è gemella già da molto di Alfonsine? Invidio l'organizzazione, la tanta buona volontà, il volontariato che c'è, veramente dobbiamo solo imparare quando veniamo qua e vedere quanta brava gente si dà da fare per il suo paese. Enzo Fastellini, osteria La Spellana, perché qui si servono veramente le cornie di Spello, ovvero? Ovvero abbiamo portato proprio le nostre leccornie con tanti prodotti spellani, passando dalle tipiche bruschette con olio di Spello, rigorosamente olio d'oliva. Il nostro oliveti sono riconosciuti, è una DOP, è una zona olivata protetta, è un patrimonio culturale e ambientalistico d'eccezione a cui teniamo tantissimo. Oltre alle bruschette? Bruschette, classica tagliatella al sugo d'oca, oca arrosto con polpettone, agnello alle erbe del subasio. Poi abbiamo fatto delle taglie dei gnocchetti al cinghiale tipiche e un'altra pasta vegetariana a una crema di legumi tipici umbri, soprattutto dando una mano un po' ai nostri territori presi dal terremoto. Sono molti prodotti dalla Valnerina, Norcia, Cascia, Castelluccio. La cosa principale che si trova in questi posti è l'identità. In un momento in cui l'Europa si sta smontando, no? In cui noi dobbiamo costruire l'Europa dei popoli, in questi luoghi come Alfonsine, un comune che ha una sua anima, troviamo quello che è la storia, la tradizione e la cultura, poi in questa saga in cui siamo oggi lo vediamo per primi. E piccoli musei identitari, ad esempio qui ad Alfonsine hanno due musei, uno dedicato a Monti che era un grande scrittore, e questo che ci ha ospitato 10 minuti fa, legato al tema delle grandi guerre, perché Alfonsine è stata praticamente distrutta. In questo momento cosa succede? Che cose che erano dimenticate volutamente da chi le ha vissute, perché erano cose brutte, morti, fame, miseria, adesso invece stanno riscoprendosi e anche diventando attrazioni turistiche, stanno diventando temi in cui, uniti al fatto che Usmania è buona, lo dico in dialetto, ci sono delle buone tagliatelle, si parla in dialetto, si vede l'essere vero dell'identità di un posto, uniti con una cultura e con una serie di cosine che ognuno ha, più belle o più brutte, ma ognuno ha, questo è il motivo per cui questi luoghi hanno possibilità anche dal punto di vista turistico, dedicandosi come offerta a pubblici che ci sono, e sono tanti, di nicchia, ma parliamo di milioni di persone che in tutta Europa girano per brevi periodi o lunghi per cercare questi posti qui.